divina Pompea, vieni ad ammirare l'erculea possanza del tuo augusto consorte. Prego, da questa parte, non si paga nulla. Prego, Nerone, dai, è il tripudio dei bicipiti. Prego, tira. Attenzione, forza, forza, non spacchi nulla, è tutto duro alluminio, forza. Due, e mezzo. Je vous fais grand compliment. Monsieur l'envoi la tulipe. Me voilà! Reste ici! Bon, je te prends. Ne le mangez pas! Je vous passe le sabre à travers les tripes! Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça. Vous vous êtes servi de moi et maintenant vous me rejetez. Et je ne vois pas. Peut-être dans le carrosse, blessé au tir. Il doit être mort. Allons voir de près. Mais attention, les misérables nous tentent peut-être un piège. Lâchez-moi. Roussel. Lâchez-moi. Ça, c'est pas ce thème. Je vous ai pas encore. Fais-les. Pour l'assassinat du marquis de Chaverny, je te marquerai au visage. Pour le queste dimensioni. Sbarra la strada senza scampo, ucciderlo, tornare indietro, vero guerrino? Passami l'arco, è una freccia di resina. Se non riesco ad infilargliela nella gola. Niente. E allora parlerai con altri mezzi. No! No, per niente! No! Per niente, no! Dici il nome del capo. Parla! Parla! Avanti. Chi è? Il dottor Albertini? Sì. Vengo subito. Ma tu non sei Albertini.
Sei una spia. Magnifica la vostra idea. Congratulazioni. Che significa questo, don Esteban? Significa che quella donna sembrava impazzita. O se non l'avessi raveduta, chissà cosa mi avrebbe fatto. Era decisissima. Decisa a che cosa? Era decisa a cogliermi. E voleva far di me tenera margheritina o un'orchidea del male. Ma io non sono mica scemo, vero? No, me ne sono accorto. Smettetela di fare il finto tonto. Finto tonto chi? Basta, signor! Si sono ribellati, signorina, e questa è la punizione che spetta ai ribelli. Insomma, dite al capitano di far smettere questa infamia. Mi attengo al regolamento. Compagni!